sports. It's in the game. Vi diamo il benvenuto a San Siro. Vi presento il nuovo allenatore.
Oggi per lui debutto sulla panchina di questa squadra, vedremo quale sarà il suo impatto. Mettetevi comodi, pochi istanti e si comincia. Cielo sereno su Old Trafford, una buona notizia per i tanti tifosi arrivati quest'oggi per questa super sfida. Pierluigi Pardo pronto a raccontare le emozioni del match assieme a Lele Adani. Prima partita della fase a gironi per questo torneo di preparazione alla nuova stagione. Si affrontano Milan e Wolfsburg. Match che segna il loro esordio in questo precampionato. C'è grande curiosità per capire a che punto è la preparazione. Gli allenatori possono anche approfittarne per fare degli esperimenti, magari lanciando qualche giovane da inserire gradualmente in prima squadra. Ha scelto bene il tempo. Messa. Ci sta provando. Ci ha messo il corpo e allontanato. Ha spazio per andare. Hernandez! Non si lascia sorprendere qui il portiere. Conclusione respinta. C'è sempre grande curiosità per l'arrivo di un nuovo allenatore su una panchina, una curiosità che riguarda il modulo, la tattica, la psicologia, la scelta dell'11 titolare, e oggi avremo le prime risposte. Sa di avere un compito non facile, lottare per il titolo lo sappiamo, è una missione complicata, ma al tempo stesso stimolante. Bisogna partire subito a mille, l'approccio fa la differenza. Per questo è importante trovare al più presto la condizione e l'assetto ideali. Capisce tutto e ferma l'azione. Sale Arnold. Trascorto sul primo palo. Senza problemi il portiere su questo colpo di testa. Recupera. Occasione. Tutto fermo. C'è il fuorigioco, non ha dubbi il guardaline. Non ha fatto il movimento giusto per rientrare in tempo dal fuorigioco. Comunque brava anche la difesa a salire. Ci sono metri sulla fascia per il Wolfsburg. Provano con il pressing. Pallone gestito male. Arriva la segnalazione. Tutto fermo, posizione irregolare. Non ha avuto il tempo di rientrare. Quando ha capito di essere oltre l'ultimo difensore era troppo tardi. Evita l'avversario. Ottimo l'intervento e il recupero del pallone. Gerrard. Scarica su Hernandez. Hernandez. I tifosi lo invitano a calciare. 1-0, eccolo il primo gol della gara. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Wolfsburg sotto di un gol, si ricomincia. Un minuto di extra time. Così può bastare, dice l'arbitro, che pone fine al primo tempo di Old Trafford.
squadre che sono in campo. Si comincia qui ad Old Trafford. Scarica su Teo Hernandez. Hernandez, i tifosi lo invitano a calciare. 1-0. Comincia la ripresa col Wolfsburg che dovrà recuperare la situazione di svantaggio. Porta palla. Respinge la conclusione. Tra le molte proposte che gli erano arrivate ha scelto il City, ed è un'ottima notizia ovviamente per i tifosi dei Citizen. Il suo arrivo è stato accolto favorevolmente dai tifosi, e io li capisco, Pierre. Questo è un giocatore dalle grandi qualità tecniche, eh? Ora aspetta solo il tecnico metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. Che chance clamorosa, e c'è il gol, la parità, con carattere, con grinta. Replay che ci permette di apprezzare la splendida azione personale che ha portato al gol, perché ha puntato la porta e mantenuto la freddezza necessaria per battere il portiere al termine davvero di una lunga cavalcata. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Bell'intervento, si ripartirà con la rimessa laterale. Palla nuovamente tra i loro piedi. Hernandez. Difesa sotto pressione, costretta a questo rinvio. Nesha. Lavora bene qui il pallone, il Wolfsburg. Manovra che viene interrotta. Possibilità per la ripartenza. Ottimo qui l'allungo sull'avversario. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. E c'è il gol, attenzione, torna in vantaggio. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiali direi. Ha eluso bene il pressing, eh? E poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Trovano il gol del vantaggio nelle fasi conclusive del match. Buono il pallone recuperato. Ibrahimovic. Il pubblico lo spinge a tirare. Si è allungato qui il portiere e ha sventato la conclusione. Ha spinto bene, ma non era comunque un intervento troppo complicato. Occhio al corner, calcio d'angolo troppo sul portiere, facile qui l'intervento. Castel senza problemi. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Avanza a cacciare il gol del pari, non c'è più molto tempo. Buona possibilità. Mugno, senza problemi. Krunic. La gioca su Ibra.
ottima lettura in scivolata. Si chiude qui il match col successo della formazione di casa, grande euforia in campo e sugli spalti. Vittoria di misura, voluta, cercata con tutte le loro forze, anche se il pari alla fine forse era il risultato più giusto, loro hanno avuto il merito di crederci fino alla fine. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Gara che comincia col primo possesso per il Milan. Scarica su Teo Hernandez.